Hey Kuj, benvenuti in questo nuovo video, io sono AndraLink91 ed oggi siamo in un nuovo episodio di Pokémon Scudo. Che mi dici di bello? Niente. Che vado alla cerimonia per l'apertura di questa stagione della Lega Pokémon. Eh sì, ogni anno a Galar c'è il periodo della cerimonia per quando si inizia appunto la Lega Pokémon. Bisogna sfidare tutte quante le palestre per poi accedere appunto alla finalissima che si tiene appunto nel luogo dove c'è la Lega. Ad ogni modo, questo qui è l'ascensore. Chi è Zard? Non mi dire che è Dandel. Sì! Caro mio Charizard, se non ci fossi tu non riuscirei neanche ad arrivare allo stadio. Non noterei nemmeno questo enorme ascensore. Ma quanti anni sono passati da quando sei stato eletto campione? Ehi Link, vedo che sei diventato un allenatore degno delle mie referenze. Già che ci siamo, ti regalo uno strumento da dare a uno dei tuoi Pokémon. Sono sicuro che saprà usarlo a meraviglia. Faccio una predict. Rapid artigli. Ah no. Pezzo di carbonella. Oh, forse in base al Pokémon che abbiamo scelto ci dà un oggetto per aumentare l'attacco delle mosse fuoco, erba o acqua. A differenza di quale Pokémon hai. Allora forza, sali sull'ascensore e via verso lo stadio di Steamington. Ottimo. Ok, volevo un attimino parlare con Dandel, ma mi ero già fiondato qua sopra. Guarda qui. Ok, quello era chiaramente una Pokéball, ma mi sembrava più un riferimento a Kinnikuman. Mo appena finiamo di parlare vado un attimo a vederlo perché non ci ho potuto neanche parlare. Eccoti qua. Pensa, siamo davanti allo stadio di Steamington. Qui si terrà la cerimonia d'apertura. Sta per iniziare la sfida delle palestre. Questa cerimonia non sarà seguita solo dalle nostre mamme. Ci sarà il mondo intero a guardarla. Il cuore mi batte all'impazzata, fremo dall'emozione. Andiamo Link, facciamoci conoscere da tutto il mondo. Va bene. Allora, eccolo, perché... Ah, il cappello! Ok, ok. Tadan, hai parlato a una Pokéball. Che dire? Ti meriti qualcosa di davvero speciale? Oh, ovvio. Comunque, per la cronaca, non sono davvero una Pokéball. Ti stai chiedendo chi sono? Allora, sono Ballino. Uccidetelo, per favore. No, scherzo, scherzo, ci mancherebbe... Oh, e pensare che il mio Rocky D diventerà... Rocky D? Non lo so come si pronuncia bene il suo nome, ma diventerà questo coso qui. Che bellezze. Corviknight è un Pokémon fantastico, trasporta le persone in volo. Già, sì, in effetti lui nei trailer era una specie di taxi. Abbiamo fuoco, mi sembra. Anche se il kanji non è proprio fuoco. Acqua, spettro e ghiaccio. Poi di qua erba, drago. Palestra drago. Folletto e veleno, forse. Non lo so. Comunque sia, esploro un attimino perché cavoli. Ah, non posso neanche andare di qua. Va bene. Ad ogni modo, lo scorso episodio ho messo la grafica aggiornata, che però in realtà io avrei fatto poche ore fa, quindi insomma spero vi piaccia la grafica nuova. È sicuramente più pulita e molto più carina di quella che usavo prima. La verità è che non avevo preparato una grafica, ho detto, sai che c'è, non la faccio, registro direttamente l'episodio a schermo intero, non metto neanche la facecam, faccio proprio un let's play vecchio stile. Poi ho detto, ma forse un minimo di grafica ci va. E allora, siccome doveva uscire l'episodio, visto che ho ricevuto il gioco solo un giorno prima, ho detto, vabbè, la miniatura ce l'ho, l'ho programmata diversi giorni prima, dico, mo ci metto un'immagine, una cosa così. E l'ho fatta in fretta e furia, e ho registrato 3 episodi praticamente in quella maniera. Quindi adesso invece, insomma, è un pochino più pulita, spero vi piaccia di più. Ad ogni modo, concentriamoci su questo episodio. Wow, guarda quanti sfida palestre ci sono qui e sono tutti i nostri rivali. Beh, non importa, andiamo a registrarci. Ma come prima, wow, guarda, poi andiamo a registrarci. Bede? E sei tu Bede? Libera la forza dei tuoi capelli, Pantene.
Levatevi, moscerini. Intracciate la mia beltà. Ma guarda un po' quello, che antipatico. Se siete qui per la sfida delle palestre, fatemi vedere le vostre referenze, per favore. E se volessi assistere? Eh? Scusa. Guarda cosa abbiamo qui! Una lettera di referenze firmata dal campione! È la prima volta che mi capita di vederne una. Puoi farci una foto se vuoi. Ce l'ho anch'io! Accidenti, dovete essere dei piccoli fenomeni per essere sponsorizzati da lui in persona. Beh, lui perché è fratello. Vedi, è raccomandato lui. Il mio nome è Hope, sono il futuro campione di Galar. Certo, sì. Datemi un momento, per favore. Ha capito anche lui, dice, cavolo, questo è raccomandato, fa schifo, no? Il numero sulla divisa? Ma dai, me la servi su un piatto d'argento. Molto bene, ricordati anche di indossare il polsino sfida come tutti gli altri sfida palestre. Ma quello penso che sia d'obbligo, non possiamo togliercelo. Ah no, aspetta, quella è una cosa diversa dal polsino Dynamax, vabbè. La cerimonia di apertura della sfida delle palestre si terrà domani in questo stadio. Tutti i partecipanti alloggeranno all'hotel Badiou Inn. E noi, se vi ricordate, all'hotel abbiamo visto che c'era Mary con i suoi scagnozzi, col team Yell, un team di hooligan che non faranno sicuramente alcun tipo di danno. Forte, questo presidente della Lega Pokémon, ci ha pure prenotato un hotel di lusso. C'hai i quadri. C'hai i dindini. Bene, quindi, dato che dobbiamo tornare domani, salve. Oh, tutte ragazze, che bello. Un harem tutto per me. Aspetta però. Ma Mary? A giudicare da come ti guardi intorno devi venire da un paesino tu, eh? Beh, siamo in due. Ok, ma lei, signore? Sì, lei mi sa che non è mai arrivato alla fine, ma neanche è mai passato il primo turno a vederla. O comunque sia, mai rinunciare ai propri sogni. Sono stato sponsorizzato dal presidente in persona. In altre parole, sono il top dei top. Non mi disturbare, non ho tempo da perdere con gente del tuo calibro. Puh, schifoso. Quello lì già mi sta antipatico. Beh, anche dai trailer risultava antipatico. Guarda che tipo! Tu sei lo sfida palestra Link, vero? Seguimi, ti porterò al Badiou Inn. Guarda come cammina. Culturista proprio fino in fondo. Cammina con le braccia allargate. Ci passerà dalla porta? Eccoci arrivati al Badiou Inn. Allora, dimmi pure. Quindi, ma Badiou Inn... B-U-D-E-W. Ragazzi, io stavo cercando di decifrare l'alfabeto Pokémon, ma alcune lettere non riportano, invece altre sì. È complicato. Mi raccomando, riposati e mettiti in forze. Domani è un gran giorno. Per esempio, Badiou Inn ci avanza una lettera, quindi B-U-D-E-W. Ma ci avanza qualcosa, a meno che una W non è fatta... La E, voglio dire, non è fatta in maniera scrausa, perché IN riporta, I-N-N. Non lo so, ragazzi. Ecco lì, il campione di Galar. Però quello mi sa che non è proprio... È uno dei primi campioni. Perché non è così baffato, Dandel. Ehi là, giovani allenatori! Allora, siete riusciti a iscrivervi, eh? Ben fatto! Sonia, che ci fai qui in hotel? Sto indagando sullo strano Pokémon avvistato nel bosco assopito. Ho pensato che fare delle ricerche sulle varie leggende della regione potrebbe aprirmi una pista. Quindi eccomi qui. Visto che ci siete, che ne dite di unirvi a me? Cos'è questa statua enorme? Attenzione, ha una gemma al suo interno. È un omaggio al leggendario salvatore di Galar. Se vi va vi racconto tutta la storia. Va bene, raccontaci tutto. Si racconta che in tempi antichi apparve nel cielo di Galar un misterioso vortice nero che la gente iniziò a chiamare Notte Oscura. Pokémon dalle dimensioni enormi infestarono la regione, seminando il panico ovunque. Ma un valoroso giovane, armato di spada e scudo, li placò, ristabilendo la pace. La statua che vedete qui ritrae quel giovane eroe. Tuttavia, nessun documento rivela i particolari della spada e dello scudo.
e non si sa nulla sulla natura del vortice nero che apparve sopra Galar. Sappiamo solo che venne chiamata Notte Oscura perché è oscuro al cielo della regione. Buono. Oh, ho capito. Questo eroe doveva essere forte come mio fratello Dandel. Il vortice nero, la spada, lo scudo... Coraggio, Sonia. Mi sa che ti aspettano lunghe e complicate ricerche. Andrà tutto bene, dai. Grazie. Sì, sono certa che qualcosa troverò. Comunque, se volete fermarvi in hotel, dovete prima fare il check-in, no? Anche se a quanto pare al momento c'è un po' di confusione alla reception. Ok, se nel frattempo scopriamo qualcosa, ti avvisiamo. Dunque, alla reception abbiamo visto che ci sono dei cialtroni. Ok, qui c'è scritto qualcosa? No. Io, okay, come butta? Salve? Sì, in trasferta per la vostra allenatrice del cuore. Sì, sì, sì. E allora facciamo questa sfida. Avanti. Però hanno mosso le gambe. Diverso da come abbiamo visto nel trailer, eh? Nel trailer si giravano come se stessero su una piattaforma rotante. Invece qui hanno mosso le gambe. È stata una cosa molto veloce, ma c'è stata. Almeno questo. Bravi, bravi. Guarda che mica scherzavo quando ti ho detto di toglierti di torno. Con il nostro tifo mega galattico aiuteremo la nostra allenatrice preferita a vincere. Ora scoprirai quanto siamo tosti noi del team Yell. Con le vuvuzela. Babù. Ok, Zigzagoon. Se non sbaglio, poi abbiamo visto quello stesso simbolo in uno stendardo che c'era lì delle palestre. Nella cerimonia d'apertura, forse mi sbaglio, eh. Abbiamo uno Zigzagoon di Galar. Io andrei con doppio calcio. Ho allenato di un paio di livelli la squadra perché ci serviva. Zigzagoon è normale buio. E ho già un Pokémon buio in squadra. E purtroppo, cercando le immagini da mettere in copertina, alla fine mi sono spoilerato che cosa, qual è l'evoluzione. E il nome mi suggerisce che ho fatto bene a chiamarlo Swiper. Perché Swiper la volpe di Dora l'esploratrice ruba. E il Pokémon nel nome ha rubare. Quindi... insomma, è andato abbastanza bene. Però il design non è male. Vedrò se tenere anche due Pokémon buio, perché no? Obstagoon al 100% rimane in squadra. Boh, non lo so. Vedremo, ragazzi, vedremo. Che Yell ha. Yell ha. Ragazzi, vi lascio la pista. Non deve passarla liscia. Quindi tutti e quattro? Per me sta pure bene. Ci mancherebbe. Sicuro, mi stuzzica l'idea di una sfida in hotel. Guarda là, quel poverino dietro al bancone, dice, ma perché questi qua si devono sfidare? Mi stanno distruggendo tutto quanto il pavimento che avevo appena pulito. Ma come si fa? Quindi, Team Yell non ha Pokémon veleno come suggeriscono i loro colori, ma Pokémon buio. Sarà molto interessante. In effetti Morpico, che aveva appunto Mary, abbiamo visto anche lì all'hotel, è buio elettro, se non sbaglio. Quindi Team Yell ha Pokémon buio. Non male come idea. Mi piace. Bene. Tappo sicuramente si evolverà al QR 16 come tutti quanti gli starter. O quasi. Ti chiedo scusa, l'atmosfera di questo hotel mi ha dato un po' alla testa. Ma prima fai la dura, poi mi chiedi scusa? Che donna sei? Anzi, che cattivo sei. Colpa di tutto questo sfarzo, mi ha resa nervosa. Non riuscivo a concentrarmi nella lotta. Ah, cercavi la scusa. No, ragazzi, ha raccolto l'asciugamano. Sì, quelli sono asciugamani, non poster. Wow. Un pochino si è impegnata Game Freak nelle animazioni. Ok, va bene. Ma tanto io, anche vedevo due poligoni che si muovevano, l'avrei comunque apprezzato il gioco, perché Pokémon, diciamolo, non ha mai avuto una grande storia. Però a me l'idea di viaggiare in una regione senza limiti, dove non puoi veramente andare e vivere avventure pazzesche, per me già è sufficiente. Ed infatti il JRPG è il secondo tipo che preferisco di videogioco. Link, ma che succede? Tutto questo trambusto per fare un check-in? Ma che stavi lì a guardare? Scusa, cosa hai visto? Aspetta un po', ma vi state sfidando! Voglio allenarmi un po' anch'io, dai! E poi, toh, rimetto pure in sesto i tuoi Pokémon. Quindi vuoi sfidarmi? Sono Hope, uno sfida palestre e colui che diventerà presto il nuovo campione di Galar. Dai, facciamo una bella sfida 2 contro 2.
Forza ragazzi, fategliela pagare! Yeah! Vedo già la vittoria, mi sembra di sentire i vostri piagnucoli. Ma stai zitto, uomo di mezza età, a cui piacciono le loli. Fosse un pochino più giovane, capirei. Ok, Tappo e Wulu. Perché Wulu? Hanno un Pokémon per uno, doppio calcio su Nikitai. Nikit lo attacco io. Che poi ora che ci penso, la sua coda mi è sembrata, quando ho scoperto il nome, a un sacco dove mettere la rifurtiva. E credo che sia quello lo scopo. Dato che le lotte sono dei momenti morti, per la maggior parte, vi dico insomma un po' le impressioni che ho avuto appunto sui Pokémon. Per fortuna però non mi sono ancora spoilerato Tappo, cioè l'evoluzione di Tappo di Scorbunny. E neanche quella di Wulu, mi sembra. Sì, Wulu. Perché un'altra me la sono spoilerata malamente. Purtroppo, ragazzi, capita. Perfetto. E anche Zigzagoon se n'è andato. Praticamente ho fatto tutto quanto io. Wulu poteva anche starsene nella sfera. Sono così triste che la mia voce vacilla. Qualcuno mi consoli, il magone mi assilla. Ma parlando in rime con Team Skull. E io che ero venuto solo a vedere la cerimonia di apertura della sfida delle palestre. Che pacco. Vabbè, contenta tu. Avrei dovuto vedere la mia disfatta. Adesso piango. Si può sapere cosa state combinando? Mary? Niente, è solo che... Capisco che gli altri sfida palestre non vi stiano troppo simpatici, ma magari potreste evitare di creare scompiglio ovunque andiate? Scusate ragazzi, sono membri del mio fan club. Si fanno chiamare Team Yell e purtroppo hanno deciso di lasciarsi prendere un po' la mano. Avanti, andate ora! Su a casa! Così tranquilli. Sono desolata. Non so come scusarmi per il loro comportamento. Appena vedono gli altri sfida palestre diventano aggressivi. Oh, sei anche tu una sfida palestre? E Team Yell è il tuo fan club. Che forza però, hai già dei fan. Ah, dal trailer sembrava più fredda, invece è sembrata più simpatica qui. I Badiwin le dà il benvenuto. Mi è parso di capire che lei è uno dei nuovi sfida palestre iscritti alla competizione. Sì. Stando alle informazioni forniteci dalla Lega, lei deve essere il signor Link. Grazie per l'aiuto che mi ha dato poco fa. Le auguro una buona permanenza. Grazie, caro. Servizio in camera? Gratis? Oppure ce lo passa. Sì, beh, se ce lo passa Rose è comunque gratis, quindi. Sta facendo? Buongiorno, caffè! Oggi è inizio la leggenda dell'eroico Hope. Dai, Link, vediamo chi arriva prima allo stadio di Steamington. Ma perché sempre con queste gare è fissato? Vabbè che devo buttare giù qualche chilo. Qualche tanti chili, però insomma. Finalmente inizia la sfida delle palestre. Mi dispiace per te, ma sarò io a vincerla. Dunque, ma se tu sei rimasto qui? Ancora, sempre quello ripete. Vabbè, è rimasto qui. Io spero solo che Hope non, insomma, non ci stia troppo intorno, ecco. Benvenuto, Link. Tutti i partecipanti della sfida delle palestre sono tenuti a indossare una divisa. È il momento di cambiarsi. Grazie. Mi cambio davanti a tutti? Perché no? Tanto. Che c'ho da nascondere? Bene, è ora. Sta per cominciare la cerimonia d'apertura. Signore e signori! Sono Rose, il presidente della Lega Pokémon. Lo so, l'attesa è stata lunga. Sia qui per voi riuniti, sia per voi che ci seguite da casa. Ma ora è giunto il momento che stavate aspettando.
Sta per iniziare l'evento più caratteristico della nostra regione. Dichiaro aperta la sfida delle palestre di Galar. 8 sono i capi palestra da sconfiggere e 8 sono le medaglie da conquistare. Solo chi si rivelerà all'altezza di questa impresa potrà accedere alla Coppa Campione e puntare ad affrontare il campione di Galar. Molto bene! Capi palestra, fatevi avanti! Il coltivatore di vittorie, esperto di Pokémon di tipo erba. Yarrow! L'onda travolgente della Lega Pokémon, esperta in Pokémon di tipo acqua. Azzurra! Il veterano ardente come la brace, esperto di Pokémon di tipo fuoco. Kabu! Il giovane taciturno, esperto di Pokémon di tipo spettro. Onion! La favolosa incantatrice, esperta di Pokémon di tipo folletto. Poppy, la professionista del gelo, esperta di Pokémon di tipo ghiaccio. Melania, il non plus ultra dei capi palestra, il signore dei draghi, Laburno. Purtroppo ne manca uno. Beh, in ogni caso, ecco a voi i nostri fantastici capi palestra, l'orgoglio di tutta Galar. Ragazzi, è stato fantastico, però manca un capo palestra. E adesso usciamo un attimo fuori e vediamo gli stendardi, qual era quello che mancava, si capisce subito. Ad ogni modo, continuiamo un attimo il nostro discorso con Hope. Wow, ma ci pensi? Abbiamo calpestato il suolo di uno stadio Pokémon! Non so come dire, è una sensazione impareggiabile, sono tutto un fremito! Hope, Link! La vostra avventura è ufficialmente iniziata. Oh, guarda chi abbiamo qui, i due allenatori sponsorizzati da Dandel. È un piacere conoscervi. Mi presento, sono Rose. Oh, e avete già anche un polsino Dynamax. E così le Dazio Stelle vi hanno guidati fin qui, eh? I polsini Dynamax sono il vanto della mia azienda. Non so se lo sapete, ma sono stati messi a punto nei nostri laboratori. Che dire, ottimo! La sfida delle palestre di quest'anno si prospetta particolarmente interessante. Tutta la regione di Galar verrà pervasta dal più fervido entusiasmo. Questa competizione è anche un'ottima occasione per fare bella mostra del Dynamax. Bene, ora purtroppo devo scappare. Ho un impegno che non posso rimandare. Vi auguro di godervi appieno questa esperienza. Il presidente è particolarmente di buon umore oggi. Tornando alla gara, ragazzi, cominciano per voi giorni di intenso allenamento. Ricordate che non basta avere Pokémon in forma per vincere, dovete anche affinare le vostre abilità personali. Ascolta, Link, la sfida delle palestre richiede di affrontare i capi palestra secondo un ordine preciso. La nostra prima tappa sarà Turfield, e per arrivarci dobbiamo passare per il percorso 3. Turfield, penso che sia Tarfield, perché Tarf è una parola e Field ne è un'altra, quindi Tarfield. Perfetto, medaglie, perfetto, sì. Vediamo un attimo questi stendardi benedetti. Link, ho un regalo per te da parte del presidente. Mi conoscono tutti quanti per nome, che c'ho una targhetta dove ho scritto ciao, mi chiamo Link? Un regalo da parte del presidente, che sogno. Ah, scusa. Dicevo, il presidente ti concede l'uso del volo taxi. In breve, d'ora in poi potrai spostarti in volo. Ora ti leggo il manuale con le istruzioni per l'uso. Dunque, vediamo, premi il pulsante X, quindi apri la mappa e scegli la destinazione. Ah, ok. Sì, Tarfield devo raggiungerla a piedi, certo, se no che gusto c'è. Allora, ecco, vedete?
questo è il simbolo del team Yell. Quindi chi sarà l'ultimo cattivo? E se fosse proprio Rose? Il più cattivo dei cattivi? Guarda qui. Metticela tutta. Ma fanno il tifo per me, grazie, grazie mille. Ad ogni modo, Kuj, per questo video è tutto. Nel prossimo affronteremo il percorso 3 e arriveremo alla prima palestra che penso proprio sfideremo nel prossimo episodio. Quindi, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. Hope ci attende al varco, ma lo affronteremo nel prossimo episodio nel caso voglia una sfida. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti che troverete pubblicati anche nella pagina community del mio canale YouTube. Vi invito inoltre a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!